tutti ragazzi, sono Frank e oggi vi vado a recensire Eyeshield 21, un manga di Rishiro Inagaki e Yusuke Murata, edito da Planet Manga al prezzo di 3,90€, sulla collana appunto Shonen Jump, prezzo meritatissimo per un volumetto standard appunto formato da circa 200 pagine della Planet. Allora, Eyeshield 21, parlando appunto della trama, narra le avventure di Sena, ovvero un ragazzo che è appena entrato appunto alle superiori e deve scegliersi appunto un club, di football, il football americano, sport che viene praticato dai ragazzi della scuola in cui entrerà e da subito lui dovrà scegliersi appunto un club. Solo che è un ragazzo, diciamo, un mingherlino più che altro, molto gracile, e per giocare al football americano bisogna avere un fisico, diciamo, un po' più robusto, diciamo. E, all'inizio appunto non è molto convinto, poiché diciamo che non ha per niente il fisico e soprattutto il coraggio per giocare in un vero e proprio club. Però ha da sempre avuto una dote speciale, ha sempre avuto appunto una dote speciale, ovvero la velocità. È in grado di correre ad altissima velocità, poiché fin dai tempi dell'asilo circa svolgeva delle attività su commissione di alcuni bulli appunto che lo trattavano come uno schiavo. E quindi appunto da subito viene notato da molti giocatori di football americano, giocatori sicuramente esperti, più esperti di lui, che hanno già una certa esperienza, e viene notato soprattutto mentre scappa da dei bulli che lo vogliono appunto picchiare, poiché non ha svolto appunto un'attività su loro commissione, e per cui dovrà scappare ad altissima velocità per non farsi appunto pestare. E veramente è un manga molto divertente, soprattutto è particolare, avvincente e coinvolgente. E diciamo che appunto Sena non diciamo a Sena verranno proposti tantissimi verranno fatte tantissime proposte per entrare in uno dei club di football, però egli inizialmente non accetterà e diciamo che inizialmente cercherà di lavorare come manager, anche se non è un lavoro adatto a lui, poiché non è neanche tanto bravo come manager. Comunque il lavoro del manager consiste appunto nel organizzare i vari eventi, le varie partite insomma di football, e capire quale sia la tattica degli avversari. Ma non si rivelerà Sena non si rivelerà tanto bravo appunto in questo mestiere, poiché diventerà un giocatore ufficiale a tutti gli effetti quando avverrà l'infortunio appunto di un suo compagno di squadra, ecco, e per cui dovrà entrare lui a sostituirlo e riuscirà a portare a casa la prima vittoria insieme appunto al suo club. Diciamo che come detto prima, scusate, è un manga molto coinvolgente, poiché diciamo che Sena non conosce neanche lui conosce tantissimo le regole del football americano, per cui dovremmo scoprirle passo passo insieme a lui. E poi soprattutto è avvincente perché vi sono tante frasi significative, tante frasi che diciamo riguardano poi un obiettivo comune che dovrà raggiungere appunto Sena attraverso appunto il gioco di squadra. Vedete appunto abbiamo delle tavole davvero fantastiche, come potete vedere i disegni sono davvero belli, mi hanno colpito particolarmente le tavole iniziali. Ora ve ne volevo far vedere una che è molto ma molto bella, eccola qui, questa è davvero fantastica ragazzi. E niente, quindi spero che questa recensione vi sia piaciuta, io sto recuperando a poco Eyeshield 21, perché era da tanto appunto che non lo recuperavo e quindi non lo leggevo, per cui ho deciso appunto di recuperarlo perché è davvero un bel manga ragazzi, consigliatissimo, da 1 a 8 darei un voto di 9, ecco. E per cui comprate Eyeshield 21, spero che questa recensione vi sia piaciuta, inoltre non costa neanche tanto, costa 3,90€ e vi vengono offerti anche degli adesivi appunto in regalo,
abbastanza carini, raffiguranti i vari personaggi, appunto, e poi vi ho fatto anche una descrizione a fine appunto volume di ogni singolo appunto personaggio, come potete vedere. E niente, solo edizione scricchiolante appunto della Planet Manga, ma ormai abbiamo fatto sicuramente l'abitudine. Quindi ragazzi, non mi dilungo troppo, acquistate iShield 21 e ci si becca un prossimo video. Bella!